Jacopo, partiamo dalla fine, nel senso, parliamo della nazionale, visto che sono stati convocati dei giovani che, come Tonali, che gioca in Serie B. Tu ci speri? Ma Non ci non ci pensi? penso, dai, insomma, Non ci pensi? non ci penso perché alla fine ci sono tanti davanti a me in questo momento, quindi non vai a pensare a una cosa così grande. È un sogno quello nazionale, però in questo momento non ci penso. Sì, no, quello è bello, è una bella cosa, soprattutto con i giovani, e secondo me fa bene perché alla fine il futuro è questo. Ci sono già tanti giovani in Serie B che anche negli anni a venire giocavano in Serie B e poi sono saliti di categoria e ora giocano in nazionale, quindi è bello che che il CT faccia queste scelte. Jacopo, sei arrivato in una squadra totalmente rinnovata, con un centrocampo piuttosto affollato. Sei riuscito, sino ad oggi, a essere, forse la nostra partita è saltata, no? Sempre presente, con votazioni di giornali vari più che positive. Qual è il segreto di questa tua performance? Non che sei da scoperta, però c'era da sgominare. Qual è il segreto? Ma il segreto è quello di lavorare duro sempre, poi c'è il mister che fa le scelte, credo che chiunque scenda in campo di noi. È vero che siamo tanti, ma credo veramente in questa cosa, che chiunque scenda in campo può fare bene, perché siamo un gruppo molto competitivo ed è bello così, insomma, no? Quanto è stato importante la tua crescita? Anche i colleghi di Bari mi hanno detto che Petruccioni è un altro giocatore, cioè, quanto è anche il merito dei consigli magari di Fister per Fabio Librani, che per ruolo è stato maestro. Beh, è normale, che avendo un mister così è più facile per me. Poi sin da subito mi ha dato subito fiducia, quindi posso solo ringraziarlo, però non mi devo accontentare perché quello che è stato fatto ormai è passato e bisogna continuare a fare ancora meglio. Guarda, in genere un giocatore, sì, qua è quello, gioco così, questo, idea mia sbagliatissima, forse tu sei un atipico. Nel senso, dire cosa fai in campo di preciso, Petruccioni, Alessio, cioè, questo muoverti in campo, un po', diciamo, sempre nell'ottica di un quadratore, qual è il segreto, qual è, diciamo, la tua posizione vera? Ma io ho sempre detto che mi sento più un player davanti alla difesa, un regista. Poi alla fine il mister, col mister giochiamo palla a terra e col fraseggio, quindi giocare play e giocare mezzala cambia sì, ma non tantissimo come magari in altri moduli, in altre squadre, quindi giocare in mezzo, giocare come mezzala mi sto trovando benissimo in entrambi i ruoli, anche se ho sempre detto che per me io sono un regista. Non hai un fisico d'allenatore, però è un momento opportuno, ti apporta. Non ho fisico? Non è un fisico d'allenatore, però è un momento opportuno, abbiamo visto che più della volta. Ah, vabbè, la gamba bisogna metterla sempre, quindi la gamba bisogna metterla sempre, quindi. Questo campionato di Serie B, tu sei stato l'anno scorso a Bari, è stato più lungo, altrettanto incerto. Che differenza c'è tra quel campionato e questo Ma già la Serie B ha la classifica corta quando c'erano 22 squadre, ora che 19 è ancora più corta, nel senso che dall'ultima zona dei playoff alla prima dei playout sono davvero, cioè, una partita forse e mezzo. Quindi sbagli una partita e ti trovi sotto, e ne fai bene due e sei sopra, insomma, abbiamo visto anche noi, quando fai risultato sei lassù, quando magari pareggi una partita e ne perdi un'altra, ti ritrovi comunque fuori dal playoff o lì sotto, quindi la differenza è questa, non puoi sbagliare più di tanto come magari l'anno scorso. Siamo quasi al terzo del campionato, quindi ormai le posizioni stanno in via di massima, delineando. Questo Lecce può essere playoff. Ma stiamo dimostrando che ci possiamo stare perché già giochiamo contro tutti, però dobbiamo volare bassi, nel senso che il campionato è ancora lungo e come ho detto la classifica è corta, basta che perdi due partite di fila e ti ritrovi sotto, quindi bisogna continuare, queste 6 partite che mancano a girone d'andata, fare
fare più punti possibili e poi da gennaio ripartire e vedere dove siamo. Nel prossimo turno ci sarà sicuramente, ci sarà la Cremonese, una squadra con dei giovani importanti come Castrovilli, Emers, chi ha voglia di ripartire dopo un periodo particolare, quali sono i maggiori pericoli per la gara? Ma la Cremonese secondo me è una gran bella squadra organizzata, c'ha giocatori esperti, giocatori giovani che vanno veramente forte. È una squadra che fino alla nona giornata non aveva ancora perso, poi ha avuto un momento come hanno tutti in Serie B e ora si è ripresa con il nuovo allenatore. È una squadra che gioca a calcio, che ha qualità e quindi, come noi, quindi credo che sarà una partita aperta e sarà molto bella. Il tuo record personale di reti qual è? Due in Lega Pro. In Lega Pro ho fatto due la Pistoiese. Quindi Lecce speri? Ah, speriamo, dai. Finché continuano a segnare gli altri sono contento, sono migliorato con il campionato, quindi finché segnano gli altri va bene. Poi se dovesse succedere che faccio ancora anch'io sarebbe bello, sicuramente. Tu vorresti essere portata già in carriera o no? Mai? Sì, l'anno scorso. Quando? L'anno scorso vincevamo entrambi 1-0. Sì, se n'è andata che ritorno. Succede senza terra. Speriamo. No, vabbè, quando gioco con Andrea è lui che fa il play di solito, cioè quasi sempre non è stato così, e io faccio la mezzala, insomma, è come quando gioco io e gioca a fianco a me Tabanelli o Scavone, insomma, io devo fare la mezzala a quel momento e il play è lui, quindi lui costruisce il gioco, io magari vengo a dare una mano, ma il compito sta a lui di più fare il gioco, quando c'è lui è normale che ci sia più lui, poi il mister vuole anche che spesso ci abbassiamo anche in base all'avversario, ci abbassiamo anche a due a giocare. Spesso si è visto, ma con tutte le mezzali, quindi non cambia niente alla fine, anzi. Quello del Palermo può essere una fuga vera? Il Palermo è... sì. Se vince quella partita che gli manca, alla fine c'è la partita in meno rispetto a noi, Pescara e tante altre che sono su. Palermo per adesso, come ho sempre detto, è la squadra più forte che abbiamo incontrato. E secondo me è la più forte del campionato, perché c'ha singoli veramente importanti e... Però non è facile anche per loro, perché devono continuare così, non è facile in Serie B vincere tutte le partite e quindi devono dimostrare col tempo che possono stare su. La partita che ti ha lasciato più amare in bocca sino ad oggi qual è stata? Ma quella con la Salernitana in casa, perché avevamo fatto solo una partita, è vero che gli ultimi 20 minuti ci siamo messi dietro, ma senza prendere occasioni pericolose, è una squadra che non ha fatto niente per vincere, per pareggiare la partita. E alla fine è stato un episodio dubbio, come ricordiamo, e quelli sono gli unici punti, due punti persi che posso dire di aver passato quest'anno. E quella che ti ha girato di più? Ma ce ne sono state tante, sinceramente. Lo stesso Foggia nel derby sotto 2-0, vedere la squadra comunque non abbattersi in un campo difficile, in un clima così, e rimontare una partita che potevamo anche vincerla, quindi lì ho visto una squadra, ma anche altre partite, insomma, però forse quella è stata più significativa, sì. Posto? Grazie Jacopo. Grazie a voi.